Bene, buon pomeriggio a tutti, benvenuti, ben ritornati perché qualcuno l'abbiamo già visto stamattina e ne siamo contenti. Stamattina c'era un incontro con le scuole, pochi gli studenti, ma pazienza, avremo modo di entrare con le scuole, con le riprese che abbiamo fatto questa mattina e con la disponibilità poi di Chiara a fare dei recital all'interno delle scuole stesse, un recital che è tratto proprio dal libro di Pietro Bartolo. Detto questo, l'incontro l'abbiamo voluto già inserire nel programma del festival e per problemi di impegni politici il dottor Pietro Bartolo non poteva essere con noi nel mese di settembre. È un uomo di parola e lo ringraziamo perché, come vedete, è qui con noi oggi. E diciamo che forse uno dei motivi per i quali abbiamo voluto riproporre il Festival Post, o perlomeno proporre, perché è la prima volta che lo facciamo, il Festival Post, è stato anche quello di dire una data è con Pietro Bartolo e quindi la dobbiamo assolutamente fare. E di questo lo ringraziamo. Ringrazio tutti voi che siete qui con noi. Vi ricordo che all'uscita c'è una piccola damigiana che vi chiede di dare un piccolo contributo. È un contributo che vi chiediamo come donazione perché, come sapete, la Fondazione Comunitaria del DCO, che è un ente, la fondazione che sostiene il nostro festival, il contributo che viene erogato deve essere però in parte introitato dalla donazione. Poi c'è la riversa, ma per versare il loro contributo devono prima ricevere una donazione da parte dei frequentatori del festival. Quindi, se volete che il festival va avanti, dovete darci qualcosina, perché altrimenti, senza il contributo della fondazione, senza il contributo del comune che ringraziamo e senza il contributo della regione, che sono i tre enti principali e dei giardini di Villa Taranto, il festival ha difficoltà per realizzarsi. Bene, l'ho già fatta troppo lunga, vi do brevemente la scaletta della giornata. Iniziamo questo incontro con la presenza di Luca Pilardo, caporedattore della stampa provinciale della stampa, appunto, e dialogheremo appunto con Pietro Bartolo fin verso le ore 18. Una pausa di 5-10 minuti, il tempo di prendere e comprare i libri che vengono poi anche illustrati nella nostra giornata per fare un copia firme e 6 e un quarto, 6 e 20, ritorniamo in sala per la proiezione del film Fuoco a Mare. Chi si è prenotato per la cena, era una cena ad invito perché i numeri del ristorante erano limitati, e alle 20 poi nella sala ristorante avremo modo di continuare a dialogare, a chiacchierare con Pietro, che lo ringraziamo ancora per la sua presenza. Allora, diamo il via. Grazie. Grazie, correggo il presidente Taddei, sono solamente giornalista della stampa di Verbania, non ho nessuna qualifica di capo. E grazie per la presenza oggi del dottor Bartolo, che possiamo definirlo un narratore di Lampedusa, perché dargli una qualifica specifica diventa difficile, perché è medico, innanzitutto medico, a lungo medico, ma è anche politico, scrittore, attore, sceneggiatore. Quindi diciamo che tanti sono i ruoli che hanno accompagnato in questi anni la figura del dottor Bartolo, ma con un unico grande comune denominatore, Lampedusa e i migranti. 65 anni, mi corregga se dico qualche informazione biografica sbagliata. 65 anni, medico, specializzato in ginecologia, laureato a Catania, nato e cresciuto a Lampedusa, quindi è lampedusano doc, ecco, che figlio, smilzo figlio di pescatori, così ho letto sul suo libro, così si definisce lei nel suo libro, a un certo punto ha deciso di intraprendere la carriera di medico dopo ci dirà per quale motivo ha deciso questa carriera di medico, e dal 1992 al 2019
È stato il primo incontro con l'Occidente per decine di migliaia di migranti, perché era il medico che si occupava della prima visita di tanti giovani, donne, uomini, bambini che approdavano nella tanto sperata costa dell'Occidente. Il primo contatto con l'Occidente e la prima persona nell'Occidente che incontravano era il dottor Bartolo. Oltre all'aspetto delle visite, delle prime visite, c'è anche un aspetto molto più doloroso, sofferente, che ho colto anche dai suoi libri, che era il provare a dare un'identità alle tante vittime senza nome. Come fare questo? Attraverso l'esame del DNA di corpi senza vita, quindi una parte ulteriormente dolorosa, ma per provare a dare una dignità. E quale dignità se non dare un nome a un corpo senza vita? Almeno dare un nome a un corpo senza vita. E se questo è stato l'impegno, e l'impegno come medico, c'è stato poi dal 2019 l'impegno istituzionale, l'impegno politico. Diciamo sempre un impegno a favore dei migranti, sempre un impegno a favore di Lampedusa, ma da un altro fronte, che è il fronte della politica. È il fronte di quell'Europa, dal 2019 è europarlamentare, è vicepresidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Ed è su quel fronte della tanto vituperata Europa. Spesso, vedremo poi parlando col dottore, se ha torto o ha ragione, considerata colei che non risolve i problemi, non aiuta a risolverli o fa troppo poco rispetto a quanto si vorrebbe. Dallo scenario europeo, però, lo sguardo va oltre a quello solo di Lampedusa. La settimana scorsa è stato in Bosnia, lungo un'altra rotta, quella dei Balcani. Rotta che forse noi in Italia consideriamo poco perché è troppo lontana o forse non abbastanza vicina da interessarci. E poi, come abbiamo detto, è narratore due i suoi libri principali, Lacrime di sale e Le stelle di Lampedusa, poi il docufilm Fuoco a mare, che vedremo dopo, dove interpreta lei stesso, e poi anche il film di Maurizio Zaccaro, dove il suo ruolo è interpretato da Sergio Castellitto. In tutti questi ruoli della sua vita mi pare sempre di cogliere un aspetto, quello di trasformare quello che molte volte noi come società occidentale tendiamo a riassumere con dei semplici freddi numeri in persone portatrici di storie di sofferenza, speranza, desideri, non solo dei numeri. Spesso noi li pigliamo o riassumiamo. Anche da giornalista spesso accade il problema con arrivano 50 migranti, c'è una barca bloccata con 80 migranti, ne sono morti 50 nel canale di Sicilia, ma senza considerare che ognuno di quelle 50 persone morte nel canale, bloccate sulla barca o profughi approdati sono portatori di un mondo che spesso noi ci disinteressiamo. E poi c'è un mondo particolare che è Lampedusa, credo, al di là di queste storie, perché Lampedusa, per chi ha avuto la fortuna di andarci in vacanza, la descrivono un posto da sogno. Lei poi ci dirà com'è vivere a Lampedusa, ma per molti di noi Lampedusa spesso è un posto di luoghi di cronaca che spesso ritorna senza neanche più darci più di tanta attenzione. Sì, c'è l'ennesimo sbarco di una manciata di profughi, sì, c'è l'ennesima barca bloccata che forse l'accolgono meno, ma ormai sta diventando un'abitudine. Lampedusa però è un mondo e mi è piaciuto prima di questo incontro, per prepararmi a questo incontro, capire bene dov'è Lampedusa. Sì, sappiamo che è un'isoletta nel Mediterraneo, ma cos'è Lampedusa? Ed è curioso perché è davvero un fazzoletto di terra. Da est a ovest sono 10 km, da nord a sud poco più di 3,5 e tutto per 6.000 abitanti. Quindi quanto una frazione dei nostri comuni, ecco. E poi questa posizione centrale nel Mediterraneo, con questa porta che già i romani avevano considerato importante, gli arabi poi, gli inglesi, i maltesi, durante la seconda guerra mondiale era piena di fortificazioni difensive, quindi un fazzoletto di terra, ma da sempre considerato importante. E adesso è, ancor più dagli ultimi 2 decenni, possiamo dire, una porta sull'Europa e sull'Occidente. E poi è diventata, un altro aspetto curioso, è questa vicinanza di Lampedusa più con l'Africa che con l'Italia. Lampedusa che è a poco più di 100 km dalla Tunisia, 150 da Malta e a 200 dalla Sicilia. Quindi è una delle
voi potete dire, voi di Lampedusa, che guardate da sud alcune capitali africane, quindi è tutto un punto di vista completamente diverso da quello che possiamo dare in altre parti d'Italia ed Europa. Ed è un altro aspetto che colpisce è questa Lampedusa che vuole essere porta, questo bellissimo monumento che c'è a Lampedusa. In un mondo che costruisce muri, il simbolo di Lampedusa è una porta aperta, una porta spalancata. E dopo ci racconterà questo aspetto che credo che sia fondamentale per capire cos'è Lampedusa, ecco. E tutte queste caratteristiche ci aiutano anche a capire una terra che già di per sé, al di là del problema dei migranti, una terra che soffre dell'isolamento, della distanza da tutto, dalla mancanza di servizi, problemi che molte volte anche noi in questo lembo di terra dell'estremo nord viviamo, soprattutto chi vive nelle valli, conosce cosa vuol dire essere lontano dagli ospedali, cosa vuol dire non avere i servizi sotto casa, e oltre a questa parte di problemi si aggiunge anche quello dei migranti. Ecco, poi vedremo cosa vuol dire da siciliano, da lampedusano, affrontare questo problema. Concludendo, poi lascio subito la parola al dottor Bartolo, che sicuramente siete venuti qui per sentire lui, non per sentire me. È questo aspetto che mi piace cogliere. Dare un'identità, mi è piaciuta la scritta qua dietro, restiamo umani, cioè questo cogliere ogni profugo come una persona, più che come un numero o ancora peggio come un problema. Ma vorrei partire da lei dall'inizio. Medico perché? Tanto buonasera a tutti, grazie per essere così numerosi. Sono un po' emozionato, anche dopo tanto tempo che continuo a girare, a parlare di migrazione, comunque per me è sempre un'emozione. Vi ringrazio per essere, ringrazio anche gli organizzatori che mi hanno invitato, ovviamente. La ragione, avevo degli impegni, non potevo venire prima, però mi ero preso questo impegno, quindi sono qua. Beh, devo dire che perché intanto io sono lampedusano, qualcuno ci chiama Lampedusauri. Va bene. Siamo un'isola distante dalla costa africana 70 miglia nautiche, 120 miglia nautiche dalla Sicilia, quindi siamo molto più vicini all'Africa, che facciamo parte della piattaforma africana. Pensate che andando verso l'Africa il mare raggiunge la profondità di 60-70 metri al massimo, mentre subito dopo, andando verso il nord, verso, diciamo, il continente europeo, le profondità scendono subito a centinaia e centinaia di metri. Per dirvi, siamo sulla piattaforma africana. È un'isola, devo dire, straordinaria. La mia isola, non potrei dire diversamente, quella che vedete là è una piattaforma, un salvagente, lo chiamo io, che si trova lungo la rotta migratoria, proprio lungo la rotta, perché quelli che si imbarcano, sia che vengono dalla Tunisia ultimamente, ma quelli che vengono dalla Libia, ecco, devono passare per forza. Il Signore l'ha messa là quella terra, forse apposta, per salvare quelle persone, ma dico, il Signore ha pensato anche di metterci i lampedusani, che sono delle persone straordinarie, devo dire che non si sono mai tirate indietro, non hanno mai, ecco, protestato, mai hanno eretto dei muri, neanche dei filospinati. Quindi io sono lampedusano, ripeto, e prima di fare il medico facevo il pescatore, ero un marinaio, ero imbarcato, e ho avuto anche una brutta esperienza, quella brutta esperienza che molti di loro hanno, cioè dire quella di essere un naufrago, perché conosco bene, so bene cosa significa stare in mezzo al mare per ore e ore, di notte, senza che nessuno ti venga a prendere. E quindi qualcosa di incredibile, che ti lascia scioccato, che ti lascia tanto male dentro. E poi ho deciso di intraprendere la carriera proprio a seguito di questo fatto. Mio papà, la mia famiglia, una famiglia di pescatori, l'altra mia famiglia numerosa, eravamo all'inizio otto, poi una mia sorella è morta, siamo rimasti in sette, tra cui cinque sorelle e due maschi, di cui uno disabile fin da piccolo, e quindi praticamente l'unico maschio della famiglia ero io, che dovevo aiutare mio papà a portare avanti la famiglia. E quindi ecco perché mi imbarcavo, perché e poi cercavo di studiare.
E poi la mia decisione di diventare medico, perché medico? Perché quando ero piccolo vedevo spesso dei cortei, piccoli cortei, e vedevo una bara piccola bianca o una grande bianca, e chiedevo a mia mamma: cos'è successo, mamma? E lei mi dice: sa, mamma, durante il parto è morto il bambino, è morto anche la mamma, perché non c'era un ginecologo, non c'era un ospedale, c'era nulla, c'era là, noi la chiamiamo la mammana, cioè dire quella persona che aiutava a partorire, no? E che quindi non aveva la possibilità di aiutare quando il parto era difficile, motivo per cui quando ho dovuto scegliere anche la specializzazione, quindi ho deciso di fare il ginecologo, l'ostetrico, soprattutto l'ostetrico. E quindi tornato subito dopo la specializzazione, anche durante la laurea, andavo a Lampedusa, dove ho cercato di fare tutto quello che era possibile per avere una sanità che non c'era. Devo dire che mi sono impegnato tanto per questo, sono tornato per questo, ho costretto anche mia moglie, che qua è in prima fila, a venire perché lei è di Siracusa, per cui a venire anche in quell'isola, e dove ho fatto di tutto per dare quella sanità che oggi, devo dire, parte c'è anche un elicottero di soccorso che è il mio fiore all'occhiello, che è la nostra ambulanza che ci porta in terraferma, perché prima non c'era, quindi si aspettava ore e ore prima che arrivasse un aereo, un aiuto. Spesso chiedevo aiuto anche a Malta, che ci mandavano un elicottero, quindi eravamo da questo punto di vista molto molto disagiati, quindi non c'era nulla. Ecco perché ho scelto quella specializzazione, per dare anche la possibilità alle donne di partorire in Lampedusa. Ovviamente non essendoci un ospedale, ho pensato sempre comunque di trasferire le donne in un ospedale a Palermo o a Catania, dove ci fosse una struttura, ecco, sicuramente consona per una donna che deve partorire e per un bambino che è appena nato. E adesso vi farò vedere invece la situazione di come partoriscono quelle donne, in che condizioni partoriscono e quali sono gli sforzi che ho dovuto fare anche in assenza di una sala operatoria o quindi l'impossibilità eventualmente di farlo girare, per cui comunque ecco, sono tornato per questo. Però non potevo immaginare che dovevo affrontare quel fenomeno della migrazione, lo chiamo fenomeno, non problema della migrazione, perché non è un problema, qualcuno l'ha voluto fare diventare un problema, in realtà è un fenomeno che è sempre esistito, nasce con l'uomo, ci sarà sempre, quindi certamente non saranno né i muri né i filospinati o le porte chiuse o i porti chiusi a cambiare questo fenomeno. E quindi praticamente nel 1991 mi sono trovato davanti a questa nuova situazione che non avevamo mai visto a Lampedusa, tant'è che il primo sbarco è stato proprio nel marzo, credo che sia stato del 1991. Per la prima volta a Lampedusa arrivavano queste persone. Mi viene difficile chiamarli migranti, li chiamo persone, così capite che quando parlo di persone, anche perché sapete benissimo, non sanno più come chiamarli, migranti, clandestini, migranti economici, migranti climatici, rifugiati, richiedenti asilo, flussi, non sanno più come chiamarli, in realtà sono semplicemente delle persone, superfluo dire anche come noi, sono delle persone, uomini, donne, bambini, con le loro storie, con le loro sofferenze, con i loro viaggi, con i loro sogni. Adesso poi ne parleremo più compiutamente. E quindi quando sono arrivati i primi tre ragazzi, erano tre, lo ricordo benissimo, quella mattina che sono stato chiamato dai carabinieri, questi ragazzi neri erano tre, per la prima volta a Lampedusa, era una novità. I lampedusani sono arrivati turchi, sono arrivati turchi. I turchi, per noi quando dici turco vuol dire nero, ma non è una cosa dispregiativa. E quindi questo è stato il primo sbarco che ho visitato. Ovviamente c'è stato un incidente, purtroppo c'è stato un incidente anche grave, devo dire, che non mi vado a raccontare. Comunque i primi tre, e poi da lì pian piano 10, 15, 20, 30, 50. E in tutti questi anni mi sono occupato di loro, ho seguito tutti gli sbarchi, dico tutti gli sbarchi, dal 1991 al 2019, anno in cui poi sono diventato un europarlamentare, e li ho seguiti tutti, tant'è che mi dicono che ho due record. Uno è quello di aver visitato più di 350.000 persone, visitate, curato,
soprattutto ascoltati, perché li ho ascoltati, perché sono delle persone e hanno tanto da dire. E poi l'altra regola di cui non vado sicuramente orgoglioso, anzi mi vergogno, ma ve lo devo dire, mi vergogno molto, devo dire, quando pare che sia il medico che ha fatto più ispezioni cadaveriche del mondo. E questa è una cosa che non sopporto, è una cosa che mi fa tanto male. Non so quante ne ho fatte, migliaia, su bambine, donne, non incinte. E la cosa che mi fa male è quando le devo fare sui bambini, sui quali devo fare le ispezioni cadaveriche, che le ispezioni cadaveriche qualcuno pensa che sia dare uno sguardo, un'ispezione, così. No, è qualcosa di molto, molto importante, che serve, come è stato detto, per dare un'identità, dare una dignità a queste persone e che non debbono restare semplicemente dei numeri, perché i numeri sono stato costretto a metterli. Sono stato costretto. 200, 201, 202, 203, 204, 300, 350. Ma non sono numeri. Sono delle persone. Ecco che attraverso poi l'ispezione cadaverica, ecco, si tenta di dare un'identità, una dignità, una degna sepoltura a queste persone. È quello che ho cercato sempre di fare, fin dal primo momento. Abbiamo avuto delle difficoltà, sapete quante difficoltà, anche perché la nostra sanità è un piccolo poliambulatorio, dove c'è un piccolo pronto soccorso, non abbiamo un ospedale, non abbiamo una sala parto, per cui sono dovuto arrangiare in qualche modo. Sono stati momenti di grandissima difficoltà, soprattutto è stato nel 2011, primavera araba, quando sono arrivati in due giorni 8.000 persone. Pensate, noi eravamo 5.000 in quell'epoca, quindi erano più loro che noi. Erano tutti giovani, tutti maschi, pochissime donne, che scappavano dal Nord Africa, dalla Tunisia, dall'Algeria, dal Marocco, un po' da tutte le parti. E quindi sono arrivati in due giorni 8.000 persone. Siamo trovati in grossissima difficoltà perché non avevamo le strutture per accogliere queste persone. E quindi i lampedusani hanno messo a disposizione le proprie case, chi ha messo chi cucinava, chi portava vestiti, perché poi loro stessi si sono attrezzati, hanno realizzato una collina che noi abbiamo chiamato la collina della vergogna, un campo laddove vivevano, pensate un po', 8.000 persone, cui si doveva dare 3 pasti al giorno, si dovevano dare la possibilità di andare a fare gli atti fisiologici, quindi potete immaginare le difficoltà, però l'abbiamo superata grazie a quella collaborazione, grazie a quella, come dire, spontaneità, senza mai protestare, dei lampedusani. E quindi ce l'abbiamo sempre fatta. Pensate che quando a volte parlo di queste cose, quando incontro le persone, spesso poi ci sono molti medici, tra l'altro, infermieri, persone della sanità che mi dicono: dottore, ma possiamo venire a aiutare a Lampedusa? Ma sono tanti che me lo chiedono, sapete, ma tantissimi. Io penso che sono più le persone che mi hanno chiesto di venire a Lampedusa per aiutarci che i migranti che arrivano. E io dico sempre di no, ma non abbiamo bisogno. Se volete spendere delle energie, fatele qua, a casa vostra. Noi ce l'abbiamo sempre fatta. D'altronde Lampedusa è un punto di passaggio. Non resta nessuno, sapete. Arrivano, la porta è sempre aperta, come la Mimmo Palladino l'ha voluto. Mimmo Palladino, che è questo artista, mio amico, questa è la porta d'Europa, vedete, che è messa nell'ultimo, proprio dove finisce l'Europa, qua, qualche metro ancora più in qua, è rivolta verso la Libia, c'è il mare, ed è una porta sempre aperta, l'ha fatta sempre senza uscio, lui, per dire, questa è l'isola dove non ci sono né porte chiuse, neanche i porti chiusi, malgrado qualcuno abbia detto chiudiamo i porti, ci sono i porti chiusi. Quell'isola non ha mai chiuso porti, mai. Anche quando hanno tentato a tutti i costi di bloccare queste persone, lasciando per mare quelle ONG con a bordo, è che era tutto un bluff. Nel contempo che Carola Arracchete, io ero là, sapete, veniva arrestata, e tutti i riflettori erano su quella nave, sul Carola Arracchete, alle spalle di quella nave entravano regolarmente barchini
quella sera ne ho contate 18, però il porto era chiuso, tutti i riflettori erano su Carlo Larreghiere, nessuno si occupava, tranne che noi, di quelle persone che arrivavano. E quindi per dirvi quella porta che io amo tantissimo, tant'è che era malorata, perché è da tanto tempo che là, soggetta a quelli che sono gli attacchi del, diciamo, del mare, perché quando siamo al tempo le onde arrivano su quella porta, quindi era malorata, era ormai quasi inesistente. Quest'anno ho pensato di restaurarla ed è tornata, abbiamo fatto un'inaugurazione in occasione del 3 ottobre, abbiamo inaugurata, quindi è tornata a nuova vita quella porta, ovviamente con il consenso del maestro Paladino, e quindi l'abbiamo riportata, perché per me quella porta rappresenta la storia della migrazione, quella porta rappresenta le sofferenze di quelle persone. E sapete, quando vado là, addirittura da questa parte c'è una pietra liscia dove mi siedo e spesso vado a meditare, mi sembra quasi di sentire le urla, i lamenti, i pianti, l'odore di quelle persone, che vivono in quei lager, in quelle latrine, trattati come gli animali, peggio, quello che a cui vengono sottoposte queste persone. E in tutti questi anni ho visto cambiare tante cose. Sapete, 28 anni che mi sono occupato di loro, 28 anni, e ho visto passare di tutto. Ho visto cambiare le etnie, prima dal Centro Africa, dell'Africa subsahariana, poi la guerra in Siria, l'arrivo dei siriani, poi l'arrivo dell'Afghanistan, dal Bangladesh, poi l'arrivo di nuovo dal Nord Africa, primavera araba, poi di nuovo dall'Africa subsahariana. Quindi ho visto cambiare tanto, ho visto cambiare anche le modalità di arrivo. Prima arrivavano con questi pescherecci, così grandi, le chiamavano carrette del mare, in realtà erano delle barche importanti, potenti. Ecco, arrivavano anche 700, 800, 900 persone ogni barca. E poi invece cominciarono ad arrivare con le barche piccole, microsbarchi, chiamate, quindi ho visto cambiare queste come dire, modalità di arrivo. Ho visto cambiare anche le malattie. Ho visto, per esempio, le ipotermie, una brutta bestia. Pensate che gente che viaggia di notte per giorni e giorni, senza protezione, senza nulla. Quindi ne ho viste arrivare in ipotermia a migliaia, d'inverno, sotto l'acqua. Quante ne ho viste morire per ipotermia? Ma quante ne ho viste? Poi per disidratazione. Pensate che l'imbarcano senza acqua, magari stanno 3, 4, 5 giorni per arrivare, quindi non hanno cosa bere, bevono acqua di mare. Terrificante, terribile. E quindi è anche quella una brutta bestia, la disidratazione. E poi a un certo punto ho visto anche tutte quelle che sono le torture, le ferite chirurgiche, l'asportazione di organi, di cui non ne parla nessuno, anche fresche, aperte addirittura. Ragazzi giovani, sottoposti a queste torture, a questa violenza. Donne violentate, quasi tutte, sapete, quasi tutte le donne vengono violentate. E non ha importanza né l'età, né se sono brutte, se sono belle, perché le violentano non tanto per il desiderio sessuale, quanto per mortificarle, per umiliarle. Lo fanno davanti a tutti. E arrivano quasi tutte incinte, sapete? Quasi tutte incinte, motivo per cui anche di notte stesso mi sottoponevo all'ecografia. Una volta ho fatto quasi 30 ecografie, prima per dare un po' di serenità a quelle donne, fargli vedere il bambino, lo si vede anche nel film Fuoco a Mare, qualcosa del genere, dove con il mio inglese così molto cercavo di spiegargli com'era la situazione, quante volte ho dovuto dirgli che purtroppo il bambino era morto, ma quante volte, immaginate con tutto quello, sofferenze, quei traumi, traumi che subivano durante il trasporto. E poi anche per capire se il bambino stava bene, stava male. E arrivano quasi tutte incinte. Quelle che non sono incinte, sapete, non è perché non sono state violentate. E di questo nessuno ne parla.
perché vengono sottoposte a una tortura che viene chiamata tortura ormonale. Non l'avete mai sentito dire? Mai. Come non ne avete sentito mai parlare della malattia del gommone, o qualcuno l'ha sentita così, mai. Tutto a carico delle donne. Vengono sottoposte a una terapia ormonale, se c'è qualche ginecologo, non so, medico, che poi ho saputo cosa utilizzano, che viene iniettato dai trafficanti stessi, trafficanti di esseri umani, è una sostanza, un farmaco, si chiama Depo-Provera, che gli blocca le mestruazioni, gli blocca l'ovulazione, ovviamente, per evitare di rimanere incinta. E quindi li mettono in menopausa, anche se temporanea, una menopausa che dura anche un anno e mezzo. Pensate, fatte nelle ragazzine di 16, 17, 18 anni, sono devastate, fatte in modo, ovviamente, senza nessun controllo. E quindi, ecco che, per evitare di rimanere incinte. Perché quando arrivano in Europa, devono fare le prostitute. Magari loro non lo sanno, però il loro destino è quello. Quindi una donna incinta non vale niente, perché poi bisogna aspettare che partorisce, come è successo in una storia che io racconto nel libro Le stelle di Lampedusa. Hanno dovuto aspettare che partorisse la mamma di Amina per poi buttarla in mezzo alla strada. Quindi arrivare incinta per loro è un problema. Ed ecco che li sottopongono a queste torture ormonali, devastandole dal punto di vista ormonale. Però nessuno ne parla. Si parla di persone che sono dei delinquenti, che sono dei nemici, che sono degli invasori, untori, portatori di malattie, prostitute, di tutto si dice, tranne che sono delle persone sfortunate, persone che hanno avuto la sfortuna di nascere in un posto sbagliato, diciamo così, l'Africa è un posto sbagliato. Ma l'Africa è ricchissima, l'Africa è il continente più ricco del mondo, loro hanno tutto e di più. E noi siamo andati di là a derubarli, depredarli, schiavizzarli, colonizzarli. Siamo stati noi che siamo andati a casa loro e a costringerli a lasciare la propria casa, i propri affetti, la propria famiglia. Ma chi vuole lasciare la propria casa se non è costretto? Sapendo pure di dover morire, perché loro lo sanno che te possono morire. E quante volte io gliel'ho chiesto, soprattutto ai giovani, soprattutto alle donne incinte, io glielo dico, ma tu sai che è pericoloso, quanto è pericoloso il mare? Ma perché? Sai che potevi morire? Sa cosa mi rispondono? Sa che ce l'abbiamo fatta, dottore? Ce l'abbiamo fatta. È quello che dicono che i ragazzi adesso, quando vedete il film Fuoco a Mare, dopo tutte le sofferenze che hanno avuto, e ho dovuto vedere tante cose bruttissime, sapete? Tante cose brutte che qualche volta mi hanno portato a dire basta, basta, non ce la faccio più, basta, non ne voglio sapere più niente. E non mi vergogno a dirlo, sapete? Perché ho visto tante cose brutte che nessun uomo deve vedere, nessuno. Quante cose brutte ho dovuto fare queste persone. E quante volte, non una volta ho pensato di lasciare, di abbandonare. Mi ricordo benissimo, una volta mi trovavo al cimitero, c'era stato un naufragio, mi avevano portato una decina di corpi, ed era di notte, ed ero al cimitero, ed ero da solo, e avevo paura, e quando ho spogliato quel bambino che avrà avuto 5-6 mesi per fare la ispezione cadaverica, non ce l'ho fatta, ho detto no. Me ne sono andato, ho vomitato ovviamente, ho pianto, ma dico, ma perché? Perché io devo vedere tutte queste cose? Ma perché è toccato proprio a me? Poi ci ho riflettuto, indubbiamente, sono tornato indietro, ho chiesto scusa a quel bambino, ho fatto quello che dovevo fare, l'ho tagliato, l'oltraggio dopo la morte, ma era giusto farlo. Certo, ti fa tanto male, quanto male. Io sono specializzato in ostetricia per la vita. Ho dovuto imparare sul campo a fare le ispezioni cadaveriche. E mi dicono pure che sono molto bravo. E certo, a quante ne ho fatte. Però ti fanno male. E quando qualcuno ti dice, lo sentirete anche nel film, ma tu ti sei abituato, tante ne hai fatte così tante. Ma non è vero, sapete?
E ogni volta è sempre peggio, ogni volta sto sempre più male. Sempre più male. A vedere delle cose... Queste sono le motovedette con cui la Guardia Costiera, la Capitale dei Porto vanno a recuperarle anche col mare Forza 6, 7, rischiano la vita per andare a prendere. Quando qualcuno ha pensato di bloccare questi salvataggi perché sono stati fatti dei decreti di sicurezza, sono stati chiamati, praticamente hanno fatto diventare un reato salvare le persone. E credetemi, io che ho lavorato per 30 anni con i ragazzi della Capitale di Porto, della Guardia Costiera, con i ragazzi della Guardia di Finanza che erano là tutti i giorni a salvare le persone, quando sanno che sono stati costretti a non poter più intervenire, soffrivamo insieme, anche i pescatori che dovevano pensare se dovevano prendere una multa per salvare le persone, fino a 1 milione di euro, immaginate. Cioè uno salvava una persona e rischiava di prendere a parte, di andare a finire in galera, salvare le persone significava pagare una multa fino a 1 milione di euro. Beh, io sono certo, convinto, cosa che fate tutti i pescatori, che ancora oggi, adesso diciamo, questi decreti sono cambiati, ma allora c'era questo problema. Però i pescatori mai si sono rifiutati di prenderle e non hanno mai pensato a, se li prendo vado a pagare una multa. Beh, li hanno presi, li hanno recuperati, magari poi avrebbero chiesto se potevano pagare quella multa di 1 milione di euro in 80 anni, come qualcuno. E vi dicevo, ho visto tante cose brutte, però devo dire che ho visto anche delle cose belle, cose che poi sono, devo dire, poche, però sono quelle cose che poi ti danno la, come dire, la forza di andare avanti, perché come vi ho detto, sono stati momenti di grande difficoltà, momenti in cui ero scoraggiato, ti sentivo impotente, mi sentivo inutile, non cambiava nulla. Quante volte per 25 anni ho sofferto la solitudine, credetemi, solitudine. Tanto, sì, la mia famiglia che mi aiutava, mia moglie, i miei ragazzi che mi aiutavano, però nessuno ascoltava quello che succedeva in quel mare, quello che succedeva in quell'isola, quello che succedeva a queste persone. E quante volte da fra me e me, come uno stupido, mi dicevo: non ti preoccupare, Pietro, vai avanti, vedrai che cambierà la prossima settimana, il prossimo mese, il prossimo anno. Non cambiava mai nulla, mai nulla. Ed ecco che ho sentito l'esigenza, la necessità di raccontare tutte queste cose, e l'ho fatto con tutti i mezzi che potevo avere a disposizione. Sapete quante volte sono stato intervistato da tutte le televisioni del mondo? Tutte. Al Jazeera, la televisione giapponese, americana, tutte sono venute là a intervistare quel medico di Lampedusa per far sé. Io non mi sono mai rifiutato, anzi li cercavo per raccontare, per fare sapere quello che succedeva, perché per me era importante cambiare la narrazione, fare sapere quello che succedeva, una narrazione che è stata fatta quasi da criminali, che non hanno fatto altro che seminare odio, rancore. Perché credetemi, la gente non è cattiva, lo so perché l'ho constatato, perché quando vado in giro, alla fine poi la gente viene, quando gli faccio vedere, racconto, poi viene e mi dice: dottore, ma veramente così stanno le cose? Ma la povera gente, ma cosa ne sa? È stata ingannata, è stata plagiata, è stata, come dire, portata a reagire poi nel modo sbagliato, con atti di xenofobia, di razzismo, lo sappiamo cosa succede ogni tanto, ma la gente non ha colpa. Non ha colpa e non è cattiva come dicono. E io ne ho contezza di questo. Perché spesso quando vado in giro vengono anche quelle che la pensano diversamente da me, per vedere cosa dice questo dottore che viene da Lampedusa, questo buonista. A parte di essere buono, io credo che non sia un difetto, ma non si tratta qua di buonismo, si tratta di rispetto dei diritti umani, del diritto alla vita. Questo si tratta di persone, e credetemi, sono delle persone. E quando io ho aperto quei sacchi nel 2013, ho aperto quei sacchi, ma non solo il 2013, ne ho avuti, si parla solo del 2013, credetemi, il 2013 che è stato
quel naufragio terrificante, 368 persone morte, ma ne ho viste prima 10, 20, 15, 1, ma sono sempre persone che hanno perso la vita. Nessuno parla dell'11 di ottobre. Il 3 di ottobre è successa la strage di Lampedusa, tutto il mondo ha parlato, ancora continua a parlare. Anch'io stasera parlerò del 3 ottobre, ma dell'11 di ottobre non ne parla nessuno. Ma l'11 ottobre è successa una strage molto più grande di quella del 3 ottobre. Erano 900, solo che erano al largo di Lampedusa, erano 60 miglia, e quindi non ce ne fregava niente a nessuno. E ricordo benissimo che quella sera dell'11 di ottobre un elicottero maltese ha portato a Lampedusa, non so perché non l'ha portato a Malta, era molto più vicino a Malta, ha portato 9 persone che erano state tratte in salvo da quel naufragio. 9 persone, lo ricordo bene. Questo ve lo voglio raccontare, perché è qualcosa che mi ha fatto male, mi ha traumatizzato e che mi ha fatto piangere. E piangere davanti a un paziente, un medico, non è una cosa bella. Erano 9. C'era un ragazzo che era disperato, era in ipotermia, gli abbiamo messo le flebo e poi sono allontanato per andare a visitare gli altri. Nel frattempo lui ha preso un bisturi e si è tagliato tutto. E io ho detto, ma perché? L'ho cominciato a suturare. E hanno detto, dottore, noi eravamo 21, tutta la mia famiglia siriana. C'era mio papà, mia mamma, i miei figli, mia moglie. Sono morti tutti. E sono rimasto io solo. Ma cosa faccio da solo? E poi l'abbiamo sedato, ovviamente. L'abbiamo calmato. E poi mi sono dedicato agli altri. E c'era un ragazzo, un siriano, 35 anni aveva, lo ricordo bene, che non c'era posto, l'avevo messo in una sedia a rotelle che era là, abbiamo per quelli disabili. E poi c'era una signora con un bambino di 9 mesi, l'ho messo in un'altra stanzetta, vicino alla radiologia, con un bambino piccolo. E lui non poteva parlare, io era l'unico con cui volevo parlare, sembrava quello meno, come dire, scioccato degli altri. E quando ha cominciato a parlare, dopo un'ora mi ha detto, dottore, quella signora che sta dentro è mia moglie e quello è mio figlio. Mi sono scusato, li ho messi insieme e mi ha raccontato quello che era successo. Praticamente quando il suo barcone si era rovesciato, perché c'è stato un parto a bordo e quindi si sono messi tutti su un fianco, si è capovolto, quello che succede quasi sempre. E io dicevo, sono caduto in mare con la mia famiglia e io sono un bravo nuotatore, mi ha detto il dottore. E quindi mi sono messo a nuotare addosso. E avevo il mio bambino, quello piccolo, me lo sono messo nel maglione, era tutto bagnato, me lo sono messo sotto il maglione qua. E poi in una mano avevo mia moglie e nell'altra mano il mio bambino di 3 anni. E ho nuotato finché ho potuto. Poi mi sono stancato, non ce l'ho fatta più. E ho dovuto decidere chi lasciare. Pensate, un papà che deve decidere per il bene degli altri. E ha aperto la mano sinistra e ha lasciato il bambino di 3 anni e l'ho visto morire. E la cosa che mi faceva tanto male, mi ha detto, sa dottore, se avessi resistito ancora un minuto, è arrivato l'elicottero e che si è preso. Mio figlio ancora sarebbe qua con me. E non si dava pace quell'uomo. Pensate, cosa deve fare un padre? Decidere chi lasciare. E di queste storie ce ne sono migliaia, credetemi. Sono delle persone, non sono nemici. Non vengono in armi, vengono solamente che chiedono una mano. E sono delle persone, insisto ancora, perché quando ho aperto quei sacchi il 3 di ottobre del 2013, mi avevano detto, dicevo, sa dottore, i ragazzi delle capitanerie, ci sono tanti bambini là dentro, tanti bambini. E sapete, quando io devo aprire i sacchi ho paura. Ci gira attorno, cerco di perdere tempo, perché ho paura di aprire i sacchi, non so cosa trovo dentro, se è un bambino, se è una donna, se è un uomo, le condizioni, che condizioni è. E poi devo farlo, perché ovviamente devo cominciare a fare quelle ispezioni, come c'è la polizia scientifica, che è, dottore, dobbiamo cominciare, ne abbiamo tanti. E io apro, e quando entro con i sacchi ce n'erano tanti di bambini, ma così tanti.
bambini che erano vestiti a festa, con le treccine, le scarpette, tutte compite, pulite, perché le mamme le avevano preparate che erano arrivate. Sapete, il naufragio è venuto a 300 metri dal porto, erano arrivati. E allora le mamme le avevano preparate, perché arrivavano in Europa, quella Europa fatta di gente buona, quell'Europa che doveva accoglierle, quell'Europa tanto sognata. E l'avevano preparata per dire, vedete, i nostri bambini sono belli, sono vestiti bene, sono come i vostri bambini. Erano belli quei bambini, credetemi. Erano i nostri bambini. E sono morti, non ce l'hanno fatta. E ricordo bene, il primo sacco c'era un bambino, che adesso ve lo faccio vedere. C'era un bambino che non posso dimenticare mai più. Quel bambino con il pantaloncino rosso e la maglietta bianca, che sembrava vivo, sembrava vivo. Lo spogliato, nudo, lo scuotevo, me lo sono portato all'orecchio per sentire se c'era un battito, sembrava vivo. L'ho guardato negli occhi intensamente, ce l'ho qua, non lo potrò dimenticare mai. Il bambino era morto, non c'è stato niente da fare. E così tutti gli altri, tutti gli altri. Ho camminato su questi ragazzi, morti, ammazzati, 25 ragazzi. Dottore, venga in banchina, mi è arrivato un barcone, come sempre, come tutte le notti, come tutti i giorni. E io là, con la mia ambulanza, a salire sulla barca, perché prima non può scendere nessuno se non sanno un medico della sanità marittima. Sanità marittima che a Lampedusa non c'è, allora dovevo farlo io, assumermi questa responsabilità di salire a bordo. Nessuno poteva mettere un piede a terra, questa è la norma, la legge, vedere se ci sono delle malattie infettive gravi. Di questo si preoccupavano e si preoccupano. Allora devi visitare, vedere un attimino, dopodiché lui ha il nulla osta a scendere per poi visitarli uno ad uno. Beh, intanto vi posso dire che in 30 anni di attività non ho mai riscontrato, dico mai, non lo posso sottoscrivere, riscontrato una malattia infettiva grave. Quelle che ci hanno fatto spaventare. Ho visto le malattie, l'ipotermia, la disidratazione, i traumi, le torture, tutto quello che volete, il disagio psicologico, tutto quello che volete. Non ho mai visto la scabbia, ma la scabbia è una stupidaggine, credetemi. Io dico spesso che ci hanno fatto propinare come una malattia gravissima. Io preferisco avere 5 volte l'anno la scabbia che una volta l'influenza. Con la scabbia non è morto mai nessuno. Mai nessuno è morto. Poi si guarisce con un solo trattamento, ma dico veramente, sono degli acari, non è una malattia infettiva, eppure ce l'hanno fatta capire come qualcosa di gravissimo, non è vero niente. E poi non ho trovato altre malattie, sì, qualche caso di tubercolosi, ma sapete, la tubercolosi si passa così, e quindi che l'abbiamo trattata, abbiamo fatto tutto quello. Quindi non devono avere paura delle malattie. Io non ho mai preso una malattia, eppure li ho toccati, sono stato il primo a visitarle, a toccarle, ad abbracciarle, perché le abbraccio io quando è necessario, perché quando vedi che sono particolarmente sofferenti, bambini soli, bambini di 7-8 anni, da soli, e quanti ne ho visti? Anila, a 9 anni, la storia di Anila, ma come Anila ce ne sono migliaia di storie, che arrivano da soli, che hanno bisogno anche di un conforto. Noi l'abbiamo sempre fatto, sapete, e non ci costa nulla. Tant'è che ai miei ragazzi, i miei assistenti, quelli che mi aiutano quando andiamo agli sbarchi, io ho detto, il primo approccio non deve essere quello sanitario, a meno che non stia grave, ma il primo approccio deve essere quello umano. Quello umano. E a noi non costa niente, sapete, un batticinque, una carezza, la faccio a tutti, che vi costa a me? Un abbraccio, un sorriso, un tè caldo, un talino di questi termici, cosa ci costa? Nulla. Però gli fai capire che finalmente sono arrivati in un paese dove nessuno più gli farà del male, perché fino a quel momento hanno avuto solo del male, violenze, soprusi, umiliazioni. Sapete, i neri, in modo particolare in Libia, lo sapete che non hanno lo status di esseri umani, non vengono considerati esseri umani. Per cui su di loro si può fare di tutto, tanto non sono esseri umani. Sulle donne di tutto.
ma anche sugli uomini, sui bambini. Quelle sono dei lager, delle prigioni terrificanti. Io non posso farvi vedere i documenti che ho o i video che loro mi portano. E quando qualcuno mi dice lo immaginiamo, io gli dico non immaginate niente voi, perché fanno delle cose che sono inenarrabili. E su questi ragazzi ho camminato sopra, sono arrivato a bordo, ho controllato, ho visto che non c'erano malattie infettive, era di notte. Però quando li vedevo che erano tutti agitati, che piangevano, dico, ma cosa sta succedendo? Non riuscivo a capire, avevo un'esperienza ormai grande, ma c'era qualcosa che non andava, tant'è che gli ultimi, quando sono scesi, mi hanno detto, dottore, sai, nella stiva c'è qualcosa che non va. Dico, vado a vedere cosa c'è nella stiva che non va. Sono sceso giù, e quando sono sceso giù, mi sembrava di camminare su dei cuscini, dico, ma cosa, dove sto camminando? Ho acceso la torcia del telefonino e camminavo su questi ragazzi, tutti giovanissimi, 14, 15, 16 anni, tutti maschi, è stato ammazzato in quella stiva era piena di sangue. Sono uscito come un proiettile fuori perché ho avuto paura, devo dirvi. E poi camminare sui morti mi sembrava qualcosa di assolutamente, non sapevo dove mettere i piedi. E poi ho capito cosa era successo, anche perché poi me l'hanno raccontato, che quando sono salite nel porto libico i trafficanti ne hanno messo il più possibile, i primi 50 li hanno messi nella stiva, erano i più giovani, i più agili, e gli altri tutti in coperta a 250 per caricarne il più possibile. Con il fatto che una volta uscite fuori dal porto libico dovevo venire fuori per respirare, perché quella era una ghiacciaia, l'unica entrata era quel boccaporto, quella poi non c'erano blocchi, non c'era nulla, era una ghiacciaia, una barca in legno. E quindi che cosa è successo? Che i primi 25 sono venuti fuori, poi la barca ha cominciato ad avere problemi di stabilità, allora glielo hanno impedito c'erano i trafficanti, come? Bastonate in testa li cacciavano giù, bastonate nelle mani perché si aggrappavano per salire. E poi hanno preso la porta della cabina, l'hanno messa su quella botola, ci sono seduti sopra e nel giro di un quarto d'ora sono morti tutti per asfissia. E poi mi sono capito anche perché quello che era successo, perché quando ho fatto le ispezioni cadaveriche avevano tutte le fratture delle ossa craniche, fratture delle ossa della mano, e la cosa che mi ha impressionato è che ho capito perché c'era tutto quel sangue nelle pareti e che non avevano più i polpastrelli, avevano frammenti di legno, perché cercavano loro di crearsi un varco, non avevo più i polpastrelli. Vedete, ho capito perché pure erano agitati, perché chi era in coperta erano i fratelli, erano le mogli, erano le fidanzate, erano i genitori, che sentivano tutte quelle urla e non potevano fare nulla, non potevano intervenire. E qualcuno che è intervenuto, i trafficanti l'hanno buttato a mare. E quindi dovevano sopportare tutto quello. Io sono stato testimone in quel processo, sapete, perché poi vengo chiamato come testimone. Cercavano di giustificarsi. E ho testimoniato e sono andato in galera per 30 anni. Ed è questo quello che succede, di questi fatti ne ho visti tanti, capite? Sono quei momenti in cui poi dici, ma perché deve succedere tutto questo? Momenti, ecco, questo è il 3 ottobre. Il 3 ottobre è arrivata la prima barca con Grazia. Questa Grazia era, lo vedete nel film, però nel film di Nunur, l'altro film che si vede questa scena qua. Che è arrivata Grazia, che erano là, diciamo, dei trasporti a porta dei turisti in giro per l'isola, ha sentito le grida, è intervenuta perché avevano fatto la nottata, erano all'isola dei conigli e sentivano le grida, si è avvicinata e ha cominciato a salvare queste persone e lei ne ha presi, ne ha salvati 47 e li ha portati a terra e poi lei mi ha detto Pietro, io ho potuto prendere solo questi perché stava affondando la barca. E quindi stavano male, erano unti di gasolio, erano in ipotermia, insomma, qualcuno respirava male perché aveva avuto l'acqua, insomma, comunque erano vivi. Dopodiché è arrivata un'altra barca di un mio amico Domenico, col quale abbiamo anche navigato insieme, con lui, una brava persona, Domenico questo qua, che lui era disperato, era dispiaciuto perché ne aveva salvati solo 19. Però lui aveva pensato anche di prendere quattro cadaveri, li aveva messi a bordo. Ma era dispiaciuto perché
perché aveva saputo che Grazia ne aveva presi 47 e lui solo 19. Ha detto: Pietro, ma non è possibile, non ne ho potute prendere di più perché mi sono stancato, perché lui aveva una barca più grande, aveva le murate alte, quindi li prendeva e quindi poi si era stancato, gli scivolava, li vedeva andare giù, li vedeva morire. Insomma, Domenico è rimasto traumatizzato, povero ragazzo. Per un anno non è andato più a mare, l'abbiamo avuto in cura tra l'altro, quindi... E quindi piangeva, voleva sfogarsi con me. Io ho detto: ma non ti preoccupare, perché tu hai fatto tutto quello che era possibile. Ma non si dava pace. Dopodiché, mentre io visitavo i vivi, i vigili del fuoco sono saliti a bordo per mettere nei sacchi, quei famosi sacchi, i cadaveri. E quindi li hanno anche chiusi. Prima di portarsi ho detto: no, fatemeli vedere, perché sai, io devo constatare il decesso. E quindi e sicuramente i primi tre erano cadaveri, perché erano rigidità cadaverica. La quarta era una ragazza che non era rigidità cadaverica, ma dico, sarà morto da poco, un'ora. E quindi mentre parlavo con Domenico, che piangeva, nel frattempo io ho preso il polso per dire: ok, è morta, come faccio sempre. Una cosa brutta da fare. Però mi è sembrato di sentire un battito. Era fortemente in ipotermia. Ho detto: sai Domenico, forse questa è viva. Ho detto: ma no Pietro, sai, l'ho presa... È stata un'ora fa, l'ho presa, già era morta quando l'ho presa. Io ho detto: fai silenzio, stai un po' zitto, fammi ascoltare meglio. Ho insistito, sapete, potevo lasciare pure perdere. Ho aspettato un minuto prima di sentire l'altro battito. Flebile, debolissimo. Ho detto: questa è viva, Domenico, aiutami. Ecco, lui l'ha presa, vedete, l'ha presa in braccio così. Questa ragazza l'abbiamo portata con l'ambulatorio. Noi non abbiamo un ospedale, abbiamo un po' l'ambulatorio, un piccolo pronto soccorso, dove c'erano i miei medici che mi aspettavano, che sanno che quando io andavo in banchina dovevo essere tutti in allerta. Quindi siamo arrivati al pronto soccorso, l'abbiamo intubata, l'abbiamo aspirata, l'abbiamo ventilata, fatto una puntura intracardiaca, di adrenalina, abbiamo fatto di tutto. Dopo qualche minuto il cuore di questa ragazza ha cominciato a battere di nuovo regolarmente. Che Bratte era viva, Che Bratte si chiama questa ragazza. Certamente era in coma, è ovvio, era annegata, quindi... Abbiamo fatto di tutto per stabilizzarla e poi inviata a Palermo con il nostro elicottero di soccorso, perché noi abbiamo questo collegamento, ho fatto una convenzione con il più grande ospedale della Sicilia, Catania, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, a secondo delle patologie ovviamente, quindi l'abbiamo portata a Palermo, laddove è stata ricoverata per più di 40 giorni, dopo è stata dimessa, io ogni tanto telefonavo per sapere come andava, per sapere se come si riprendeva, effettivamente si è ripresa e poi alla fine è stata dimessa. Ed è andata a vivere in Svezia. Quindi Che Bratte era viva, Che Bratte ce l'aveva fatta. Ma questo è un miracolo, sapete? Noi abbiamo fatto il nostro, ma credo che ci sia stato l'intervento pure, perché era dentro il sacco. Poteva anche essere portata via. Invece, insomma, alla fine ce l'ha fatta Che Bratte. Ecco, questi qua sono poi, perché poi avevo il pensiero, ero là, dovevo tornare in banchina perché dovevano arrivare tutti gli altri. Quando sono arrivato in banchina ho visto questa scena qua, 111 sacchi, c'erano 111 di tutti i colori, vedete, verde, bianchi, blu, a secondo di chi li recuperava, capitaneria, carabinieri, guardia costiera o vigili del fuoco, 111 sacchi. Io devo cominciare a fare le ispezioni cadaveri. Ispezioni cadaveri che sono terribili da fare, devi aprire il sacco, devi spogliarli, devi... vedere, intanto elencare tutti i vestiti, la taglia, la marca, quindi il colore, poi quando arriva al corpo nudo vedere se è maschio, se è femmina, se è nero, l'etnia, il colore degli occhi, dei capelli, se ha tatuaggi, se ha ferite chirurgiche, se è infibulato, se è circonciso, poi deve aprire la bocca, deve vedere se c'è protesi, se c'è otturazione, tutti quegli indizi che servono per dare un'identità, perché non devono restare solo un numero, perché il numero purtroppo lo dobbiamo mettere, però poi facciamo le fotografie che sono molto importanti, soprattutto quando sono ancora le fotografie si possono fare, sono nei primi giorni, ancora è possibile farle, quindi magari per farle venire più riconosciute. E si riesce a dare un'identità a queste persone? Allora noi facciamo così, che tutti questi indizi vengono trasferiti dalla polizia scientifica, poi vengono in database, dove praticamente quando arrivano parenti a chiedere, vengono sottoposte, tanto poi ci fanno vedere le fotografie,
vedere se spesso vengono i parenti, perché molti pensano che non hanno i nostri stessi affetti, ma no, sapete quante volte mi vengono a chiedere i genitori, il telefono, il papà, la mamma, i fratelli, quante volte vengono per sapere se ho visto suo fratello, se ho visto, ma tantissime volte, perché vengono. E allora in quel caso, ecco, c'è la possibilità attraverso le foto, attraverso anche diciamo, tutto il resto, ma soprattutto anche attraverso il DNA, che viene fatta la comparazione, si può dire, guarda, tuo figlio si trova qua, ecco che puoi andare a pregare o puoi andare a mettere un fiore in quella donna. Ed è successo tante volte. E quindi dare una degna sepoltura a queste persone, perché il numero, vi ho detto, lo mettiamo, ma assieme al numero mettiamo questo plico con tutti questi dati. Certo, quando questo è possibile farlo, perché a volte, sapete, dopo 10-15 giorni i fenomeni degenerativi sono così avanzati che anche per un medico è molto difficile, credetemi, difficile, perché la puzza della cadaverina, della putrescina è così potente che non si resiste. E quella puzza ti rimane per tutta la vita, ti rimane impressa nel cervello. Sapete quante volte io cammino, a volte per strada, e sento quell'odore, io penso, ma ci sarà un animale morto in giro, certo. E invece sono io che puzzo dentro, ce l'ho qua. Ce l'ho qua, ti rimane per tutta la vita. Da quante volte? E allora, ecco, per conto devi fare, quando non è possibile fare le foto, perché diventano veramente riconoscibili, o l'impronta digitale, non c'è più la pelle, non c'è più nulla. E allora facciamo prelievo di una costola, perché ultimamente mi hanno chiesto di fare la polizia scientifica, perché poi sono loro che fanno l'estrazione del DNA, mi hanno chiesto di prendere la testa del femore. Immaginate, col flex fremuratore, devi dargli una cosa che veramente, però lo devi fare, è giusto farlo e lo faccio, anche se mi fa tanto male. Quindi quella volta ho impiegato 15 giorni per fare le ispezioni cadaveriche, sapete, 15 giorni. E dopo 15 giorni, ecco qua, tutte quelle bare, 367 bare. I morti erano 368, a dirvi la verità. Questo è il nostro hangar dove noi mettiamo il nostro elicottero di soccorso, fatto tirare fuori perché non avevamo dove metterlo. 367 bare, enormità. 367 perché? Non 368, perché il settimo giorno, lo ricordo bene, che quando ho aperto il sacco ho trovato una donna che ancora era legata col suo bambino, il cordone ombelicale. Aveva partorito durante il naufragio, ovviamente dovuto al fatto dell'asfissia cerebrale che determina la contrazione tetanica dei muscoli e quindi ha provocato, diciamo, l'espulsione del feto. E quindi, e in quella volta, dopo aver fatto la ispezione cadaverica, ovviamente non mi sono sentito di separarli, non c'era motivo, e li ho lasciati insieme. Quindi li abbiamo messo in un'unica bara, vedete quelle bare bianche che ci sono là, e là ci sono i bambini, ce n'erano altri da questa parte. E quindi abbiamo messo quindi una bara in meno per questo motivo, abbiamo risparmiato una bara. Ecco, poi ci sono invece i fatti quelli belli, direi, che adesso vi faccio vedere, che sono quelli che ti danno la forza per andare avanti, per dire, vabbè, stai facendo bene, continua. E questo è uno di quelli, per esempio, questo è stato il 3 di ottobre, voi sapete che il 3 ottobre di ogni anno, a Lampedusa come quest'anno, si celebra quel giorno, c'è la partecipazione diciamo, della popolazione di Lampedusa, vengono le autorità militari, civili, vengono le autorità religiose, vengono tutti quelli che si sono salvati, i superstiti, vengono a stare insieme con le famiglie che le hanno ospitate. In quel periodo sono state ospitate delle famiglie, sono diventate, come dire, siamo un legame molto forte, perché sono rimasti quasi un mese dopo il naufragio, quindi c'è stato un legame fortissimo. Vengono, stanno insieme, si fanno le processioni a mare, vengono le varie, diciamo, i vari leader religiosi, ognuno nella sua religione fa quello che deve fare. Poi insieme si va a mettere i fiori a mare, come abbiamo fatto quest'anno, come ha fatto il Papa quando è venuto a Lampedusa. Mettere i fiori nel punto
dove è successo. Noi approfittiamo anche per andare a mettere qualche fiore a mare per i nostri morti, perché essendo un popolo di mare, di pescatori, ognuno di noi ha avuto se qualcuno che è morto in mare, anche la mia famiglia, diversi devo dire, e quindi approfittiamo. E io ogni anno voglio essere là, perché per me è importante, perché quel giorno è stato un giorno particolare. E 2 anni fa, non ricordo bene, 2 o 3 anni fa, non mi trovavo purtroppo, e quindi non ho potuto partecipare a tutte queste cerimonie, e quindi ero molto dispiaciuto. Pensate che ogni anno per quel giorno vengo aggredito dai giornalisti, tutti vogliono sapere cosa ricorda, cosa pensa, cosa lascia, insomma, tutte queste storie qua ogni anno si ripetono. E quel giorno io ho chiuso il telefono, dico non parlo con nessuno, perché ero dispiaciuto di non essere a Lampedusa. E devo dire, ero quel giorno, sono stato da Fazio in trasmissione, che tempo che fa, a parlare di queste, della migrazione, e quindi non c'ero, ed ero dispiaciuto. Però sono riuscito ad arrivare a Lampedusa con l'ultimo volo delle 9 di sera, però ormai insomma è tutto finito, quest'anno è andata così. E invece quando sono sceso dall'aereo e sono entrato nell'aeroporto, nell'aerostazione, ho visto che era di sera tardi, fra l'altro le 9, c'erano tanti giornalisti, tante persone, fotografi che mi inquadravano, io non riuscivo a capire, dico ma cosa è successo, ma perché... E poi ho capito subito perché ho visto che c'era una ragazza bellissima oltretutto, e oltretutto anche incinta, che viene verso di me, che mi abbraccia, e si vede anche in quest'altra, ecco qua. È stata un'emozione straordinaria, perché mi ha detto, sa dottore, io sono Kebrat. Kebrat era quella ragazza morta nel sacco, che era venuta a Lampedusa per incontrarmi, per ringraziarmi. E mi ha portato anche un mazzo di fiori. Questa cosa mi ha commosso così tanto, credetemi, che sono stato anche male. Però è stato un evento veramente straordinario. Con lei ci sentiamo spesso, mi telefona, poi ha partorito, ha fatto un bambino bellissimo, ha delle fotografie, si chiama Israele, il suo bambino. E quindi che Bart ce l'ha fatta, che Bart ha superato, ecco, ha sconfitto la morte, ma si è sposato, ha trovato una casa, un lavoro, c'è una famiglia bella. Lei ce l'ha fatta, perché gli altri no? Perché non ce la devono fare? Chi siamo noi? Quale diritto abbiamo noi di cacciare via queste persone? Di erigere muri, filospinati? L'Europa è diventata una fortezza, l'Europa ostile. Chi siamo noi? Adesso faccio vedere un altro video, vediamo se riesco a farlo partire senza l'intervento di Pietro. Eppure anch'io mi chiamo Pietro, perché non ce la faccio. Ah, ecco, è partito Pietro. Vedete, questo è un parto su una motovedetta, non ero preparato per quel parto, non sapevo, c'era una donna buttata per terra, vedete, in mezzo ai cavi d'acciaio. Io non avevo nulla con me. Pensate che per legare il cordone ombelicale ho utilizzato il lascio delle scarpe, vedete. Adesso si vede là che mi stavo sciogliendo con le scarpe, vedete? Vedete? Vedete che condizioni devono partorire queste donne? È una cosa veramente straziante, ma non è normale. Non è normale. In che condizioni? E pensate che non ho detto mai ai. Continuavo a dire grazie, grazie. Una persona in quelle condizioni. È nato un bambino bellissimo, l'avete visto? Un bambino, ecco qua. La cosa strana è che il bambino, lei era nera come il carbone, il bambino è bianco. Quindi la mia assistente, un medico, mi ha detto, dottore, ma che cosa è successo? Neanche lei sa che quando i neri nascono non sono proprio neri. Sono quasi bianchi. E in questo caso era proprio bianchissimo, devo dire. Era un contrasto, la mamma nera, che adesso vi faccio vedere. Vi faccio vedere questo, vedete il cordone ombelicale legato con il lascio delle scarpe. Mia moglie ancora cerca il lascio.
e quindi ma l'avevo legato, ma non è questo il problema, perché quando ti devi arrangiare è ovvio che e poi non succede nulla. L'ho lasciato un po' più lungo, perché adesso poi dico la porta un po' l'ambulatorio da me, perché là abbiamo tutto, non è, abbiamo, ce l'abbiamo quelle cosine, le clip, quelle colorate di tutti i colori, ce l'abbiamo, non ce l'avevo in quel momento. E quindi l'ho lasciato un po' più lungo, dico quando arrivo poi al poliambulatorio faccio la revisione, perché poi ovviamente non avendo un ospedale, poi dovevo trasferirla, la mamma e il figlio, in ospedale a Palermo, perché una donna che ha appena partorito deve stare in un ospedale, un bambino che è appena nato deve stare in una struttura sicuramente sicura, ma non la nostra, e quindi dovevo fare la revisione. Anche perché inviarlo con il cordone ombelicale legato con l'asse delle scarpe, già che ci chiamano i Lampedusauri, immaginate un po', va, i Flintstone, insomma. E quindi ho dovuto fare quella revisione, ecco qua. E questo lo faccio vedere per dirlo, ho detto pure stamattina, vedete, non tanto per l'asse delle scarpe, è una stupidaggine, l'ho lasciato perdere, vedete quando ho tagliato il cordone per accocciarlo, per metterle quelle colorate, praticamente è uscito, diciamo, quel moncone, quel pezzo di cordone ombelicale, è uscito del sangue, vedete? Ecco, io dico sempre che quel bambino è nato bianco, ma dopo 10 giorni è diventato nero, più nero della mamma, quindi dico, alla nascita sono come noi, uguali, non c'è nessuna differenza, sono anche loro bianchi, poi diventano nero, ma non è il colore sicuramente che ci fa differenza, ma nell'armonia del pezzo. Io dico che il colore è un vestito, sotto quel vestito siamo tutti uguali, sapete? Eppure vi devo dire che li ho visti anche senza vestito. E ora ve li faccio vedere senza vestito. Perché è questo che fanno in Libia. Li scuoiono vivi. E ora ve li faccio vedere. E sono uguali quando gli levo il vestito. Vedete? Il colore cambia, ma il colore del sangue, quello rimane sempre, sempre rosso, sapete? Quello non cambia mai. E resta rosso, uguale al nostro. Questo è un altro bambino, vedete il pisellino, là questo è un maschietto, vedete? Ecco, questa signora ha partorito su un gommone, tutta da sola, nessuno l'ha aiutata. Non aveva neanche il braccio delle scarpe, non aveva neanche il coltello con cui ho tagliato quel cordone ombelicale. E lei per legare il cordone ombelicale si è strappata i capelli. Vedete? Quelli sono i capelli. Quando è arrivata gli mancava una sciocca, dico, la solita violenza. E invece non mi ha detto no, me ne sono strappati io per legare il cordone ombelicale. Ma noi siamo capaci di fare questo? Non neanche di fare un metro nelle condizioni. Vedete il colore, vedete la mamma nera e lui bianco. Adesso lui è nero, sapete, più nero della mamma. Si chiama Pietro. La mamma l'ha chiamato Pietro. Pietro, queste sono le cose che ti fanno piacere, vedete? Queste gift, questo è un altro parto difficilissimo, questo è il parto più difficile della mia vita, devo dire, anche perché avevo paura che succedesse qualcosa, perché normalmente quando arrivano, che sono a termini di gravidanza, la maggior parte, poi subito con l'elicottero, ovviamente non avendo la sala parto, e quindi non mi azzardo, diciamo, perché sapete che un parto, si dice che un parto è andato tutto bene 2 ore dopo che è avvenuto, perché ci può essere la possibilità di fare un'isterectomia perché c'è un'ipotonia postpartum, perché un parto si dice che è andato bene dopo 2 ore, perché per partorire non c'è bisogno neanche di un medico, di nessuno, tutto fisiologico, però possono succedere delle inconvenienti, allora deve intervenire, per cui io preferisco sempre, anche perché non avendo una sala operatoria, non potendo avere la possibilità di fare un cesareo, ovviamente cerco di portarli tutti via a Palermo, in un ospedale, dove devono stare sicuramente, dove partorire. Però capitano quelle urgenze, come avete visto prima, ma con tanti altri casi. E in questo caso era arrivato un barcone, erano più di 800, 840 erano. E quando abbiamo aperto la stiva, immaginate la puzza, non si ragionava, non c'erano tanti morti insieme, morti, vivi. Quindi li abbiamo estratti così. E a un certo punto abbiamo estratto una signora che aveva un pancione grande, così era in coma ombviamente, e che perdeva liquido amniotico. Aveva rotto le acque 48 ore prima, non aveva avuto lo spazio per allargare le gambe, per far uscire questo bambino, immaginate. E quindi non aveva più contrazioni, era andata in coma, e quindi l'ho portata subito al poliambulatorio.
ho ascoltato il battito, c'è una decelerazione, quindi ho capito che non c'era il tempo per portarlo a Palermo e quindi dovevo arrangiarmi come le altre volte. E quindi ho fatto un'episiotomia, un taglio ovviamente enorme, ho tirato fuori sta bambina come ho potuto, anche lei stava malissimo, quindi l'abbiamo dovuta perché aveva bevuto liquido amniotico e quindi aveva un'apgar ipotonica, un'apgar che è un, diciamo, cosa che ci dice la capacità vitale di questa del bambino alla nascita, ed era veramente basso, quindi l'abbiamo aspirato, insomma alla fine ce l'abbiamo fatta a riprendere, a farla respirare, a farla piangere. E poi ovviamente mi sono dedicato alla mamma anche per cucirla, per fare tutto quello che dovevo fare. E la cosa che era di notte, sapete, quindi non è che, diciamo, nessuno sapeva di quello che stava succedendo. E quando dopo, è durato 2 ore questo parto difficilissimo, devo dire, molto difficile, pensavo di non farcela, invece poi si sono tutte e due salvate. E quando sono uscito fuori nel corridoio, perché noi abbiamo un corridoio lunghissimo, l'ambulatorio, tutto pieno di sangue, non pensavo di fuori trovare almeno una trentina di donne lampedusane che erano venute là in silenzio, che aspettavano, volevano sapere come andare per pari. Io non sapevo, sono uscito così, e che avevano portato ogni ben di Dio, pannolini, avevano portato latte, biberò, addirittura una signora aveva portato una culla. È ovvio, poi l'abbiamo trasferita a Palermo con l'elicottero, quindi ha preso quello che poteva prendere, ma ha dovuto lasciare la culla, ancora ce l'abbiamo là. E quindi la mamma in questo caso non l'ha chiamato Pietra, l'ha chiamata Gift, e quindi stanno bene, li seguo. Ecco, questi invece sono i gommoni con cui oggi li mettono a mare, veramente dei gommoni fatti scegli, di fabbricazione cinese, costano 20 euro, immaginate, si sciolgono con l'acqua e quindi più facilmente naufragano e quindi muoiono. Abbiamo visto un incremento esagerato di morti, ecco, li spingono con questi gommoni, li ho visti tante volte anche con i miei occhi partire dalle coste libiche, perché ogni tanto mi viene questa cosa di prendere un piccolo aereo e vado là a controllare, vado a vedere cosa succede. Ultimamente ho visto una cosa incredibile, ho visto la motovedetta libica che ha cercato di affondare un gommone come questo pieno di gente, visto con i miei occhi, da questo piccolo aereo, e quindi quello che succede. E l'imbarcano, vedete, con questi gommoni fatiscenti, magari loro hanno paura di salire a bordo, si rifiutano, allora per convincerli gli sparano, ne ammazzano due o tre, gli altri hanno spavento, giustamente salgono, perché sanno che non possono arrivare da nessuna parte, vedete, già questo qua si sta sgonfiando. E addirittura dopo qualche miglio gli vanno dietro, gli tolgono il motore, le lasciano in balia e quindi sono costretti, comunque vengono spinti da un motore a benzina, vedete, c'è un motorino piccolo, un gommone che non finisce mai, che poi non sono gommoni, sono dei canotti. Prego. Scusi, io la conosco dottor Bartolo perché sono stata lei a Lampedusa, Vedi. assolutamente, ce l'ho sempre nel mio cuore. Ma senti, ma questi libici, Sì. cioè, davvero, ma che siano chiari in questo tipo di situazioni, perché ancora io non ho capito bene, cioè, che cosa succede? Cioè, davanti a noi fanno una bella faccia, No, no, i libici davanti a noi non hanno fatto mai una bella faccia, no, credimi. cioè, I non riesco a libici sono capire. praticamente, noi abbiamo, io li sto combattendo con tutti i mezzi possibili e immaginabili, insieme a un giornalista che si chiama Nello Scavo, che è stato minacciato addirittura, che scrive per Avvenire e che è sotto scorta. E pensate che oggi Bigia, che è quel delinquente che è stato messo pure in carcere perché dall'ONU è stato dichiarato un delinquente, poi hanno fatto finta di metterlo in carcere, una settimana fa è diventato il capo assoluto della Guardia Costiera Libica, perché sono gli stessi che poi controllano, sono i trafficanti loro stessi, e noi li paghiamo purtroppo, devo dire, gli offriamo sia le motovedette, gli offriamo anche, abbiamo fatto degli accordi. Certamente io mi sto battendo per tutto questo, magari poi ne parlo dopo, tanto finiamo. E quindi praticamente sono costretti, si portano queste taniche di benzina, costretti a mettere sempre continuamente benzina, questa benzina cade per terra, si miscela con l'acqua ed ecco che, quando vi ho detto, ho visto cambiare le patologie, praticamente dal 2013 in poi, dopo la strage di Lampedusa, perché da quel momento i libici hanno cominciato a utilizzare questi gommoni, prima no, che avevano spinto un motore a benzina, ho visto quella malattia che io ho chiamato la malattia del gommone.
La malattia del gommone sono delle ustioni gravissime da carburante dovute a questa miscela di acqua e benzina che colpisce esclusivamente o quasi esclusivamente le donne. Ecco, l'unico uomo che ho visto, o uno dei pochi che ho visto, ma insomma l'unico è stato un ragazzo, un maschio, quindi, colpito da questa malattia, perché normalmente questa malattia colpisce le donne, dove, ma non perché potrebbe sembrare una malattia legata al sesso, esistono delle malattie legate al sesso, ma in questo caso non c'entra niente il sesso, però le donne sono quelle che devono soffrire più di tutte, quindi anche loro si beccano questa malattia, che è mortale, è gravissima, ci ha fatto lavorare tantissimo, e purtroppo molti di loro muoiono, e queste ustioni, perché loro, quando salgono sul gommone, gli uomini, che sono i mariti, i fratelli, i genitori, insomma, che voi, loro, i maschi, si mettono a cavaccioni sul tubulare o in piedi per proteggere dagli spruzzi, dal vento, dal freddo, e le donne le fanno mettere sedute per terra, magari con i bambini in braccio, ma per terra c'è quella miscela di acqua e benzina che è deleteria, è mortale, mortale. Provoca delle lesioni, delle ustioni gravissime, io l'ho chiamata la malattia del gommone per questo motivo. In realtà si tratta di ustioni chimiche da contatto, non da fuoco, e che sono veramente gravi, ci hanno fatto lavorare, ci fanno lavorare tantissimo, difficile da trattare perché si disidratano, si infettano, perdono liquidi, quindi sono delle, poi subentrano delle patologie multiorgano, quindi difficile. E addirittura mi dicono le donne, quelle che si salvano, che addirittura provano piacere, perché questa si inzuppa nei vestiti e questa miscela comincia a fare una reazione, essendo loro di notte tutte bagnate in ipotermia, provoca un po' di calore e quindi quel calore gli fa piacere, ma non sanno che però se le sta divorando vive. Ecco, questo è un ragazzo che è stato costretto, cioè gli hanno sparato per salire a bordo, due sono morti, mi ha detto, lui ha fatto finta di essere morto, si è buttato sul gommone, poi tutti gli altri sono saliti a bordo, hanno fatto 10 miglia, dopo 10 miglia c'è stato il naufragio, sono morti quasi tutti, erano 120, se ne sono salvati solo 17, fra cui lui che ci ha raccontato questa storia. Questo è il nostro piccolo polo ambulatorio, vedete, piccolo, il nostro ponte, a volte diventa quasi un ospedale da campo. Questa è la malattia del gommone, che nessuno ne parla, nessuno, ma sapete quando è centinaia o a migliaia, vedete qua, tutti quelli che partono con i gommoni fanno sta fine, guardate qua. Queste sono quelle che stanno bene, quelle che arrivano vive, perché ci sono tanti che non arrivano nemmeno. Questi sono quelli palestrati che arrivano, dici che sono palestrati, che li trattano bene in Libia. Ecco, arrivano la maggior parte tutte queste condizioni. Ecco, questa di qua è una ragazza che, quando sono andata a prenderla, praticamente non camminava, era paralizzata ed era accompagnata da un bambino che era il figlio. Magrissima, emaciata, non riusciva, cioè era paralizzata. Quando l'ho visitata ho capito perché era paralizzata, perché era stata violentata con modi non normali, ovviamente, quindi l'avevano paralizzata, povera donna. E questo bambino, che ogni volta che mi avvicinava alla mamma, che mi aggrediva, e chissà cosa aveva visto, sicuramente aveva visto qualcosa di brutto, quindi mi allontanava, mi aggrediva. E quindi quando siamo arrivati a lei gli ho messo una flebo e alla mia infermiera gli ho detto andatelo a lavare, pulitelo, come facciamo con tutti i bambini, mettete dei vestiti puliti, ne abbiamo tantissimi, credete, ma abbiamo dei magazzini pieni che ci arrivano da tutto il mondo, dalle scuole, i ragazzini, i bambini, mandano tutti questi regali, giocattoli. E quindi dopo qualche minuto la mia infermiera è venuta e mi ha detto, sa dottore, ma non è un maschietto, è una femminuccia. Ma dico, ma come è una femminuccia? Sembrava un maschietto. E noi femminucce, guarda cosa gli abbiamo trovato pure dentro la vagina. Aveva un rotolo di soldi, di banconote, con un elastichino, era lei che se li nascondeva, perché era lei che gestiva tutto. Da 6 mesi lei si era presa cura della mamma, da 6 mesi che lei la imboccava. E quando gli abbiamo dato i biscottini a lei, e alla mamma ha messo la flebba a lei i biscottini, lei non li ha mangiati, sapete, li ha sminuzzati, con le sue manine glieli dava la mamma, come un uccellino, capito? E quella bambina... Quella bambina ovviamente poi l'abbiamo stabilizzata tutte e due e li abbiamo inviati a Palermo per le cure del caso, perché come dicevo non abbiamo un ospedale, cerchiamo di stabilizzare, facciamo tutto quello che è possibile e poi li portiamo negli ospedali. Ecco, quella bambina è questa
vedete qua una bambina di 4 anni, una bambina di 4 anni che si era preso pure della mamma, e che lei che gestiva tutto, che lei che nascondeva i soldi. E sapete, quando ha preso i soldi io le ho divise, dico magari glieli rubano, no? Allora le ho divise, ho fatto due, lei mi vedeva quello che facevo, quindi gli abbiamo messo un paio di pantaloncini che erano quadrettini, ricordo, e allora anche con le tasche, allora ho fatto due piccoli mazzetti di soldi, l'ho messo una parte e nell'altra, così glieli rubo, magari li arrestano, e gliele ho cucite con il filo da sutura, no? E lei rideva, e lei diceva non me li rubano, non me li rubano, lei rideva. E quando poi, prima di andare via, come faccio con tutti i bambini, gli diamo dei giocattoli, ne abbiamo tantissimi, dei peluche, gli ha dato un peluche, un orsacchiotto, e lei mi ha detto no, non l'ha voluto, perché non era più una bambina, era stata violentata, gli avevano rubato la dignità, la vita a quella bambina, non l'ha voluto. Ecco, questo è un ragazzino di 14 anni che volevano farlo diventare bianco e l'hanno scoiato. E lui si è salvato, sapete, lui ha portato sulle spalle il suo fratellino che è morto ed era tutto bianco. È morto. Di queste cose però non ne parla nessuno, no? Ci hanno ingannato a tutti, ci hanno detto che sono delinquenti, che sono invasori, sono i nemici da cui dobbiamo guardarci, dobbiamo proteggere i nostri confini, dobbiamo proteggere i confini nazionali e quelli dell'Europa, proteggere i confini da chi? Da questi poveri disgraziati, gente che scappa dalla guerra, dalla fame, dalla miseria. Ecco, e queste non me le raccontano le cose, sapete, queste le vedo, viste io con i miei occhi. Questo sono io, vedete? Quel ragazzino l'ho medicato. Poi è andato un po' a male. Hanno dovuto tagliare quell'altro. Però si è salvato. Fanno esperimenti per farlo diventare bianchi, odiano i neri. Come li sottopongono alla terapia ormonale, come li sottopongono a quelle violenze continue, e non lo fanno per il desiderio sessuale, vi dico sì, visto là, spellato, e l'hanno spogliato. Questo è un video, ma vediamo se riesco a farlo partire. Sì, Pietro, aiuto. Vediamo un po'. Ma questo non parte proprio, sai? Lo sono io che... Vedi? Io spero che parte quello. Ah, ecco, forse che la vede. No, va indietro. Va bene, niente, dai. Speriamo che parte l'ultimo, almeno. Vabbè, questo è un comune che ha portato 23 donne ustionate gravi, si vedeva prima, insomma, come le abbiamo portate a terra, stavano male veramente, molti di loro sono morti. Poi è arrivata questa bambina piccola che vedete qua, vedete? Si vedeva nel video, si vedeva che la portavamo a terra, questa bambina bellissima che la mamma è morta per quelle ustioni, quindi è rimasta sul gommone, neanche l'hanno portata, hanno portato solo quelle che erano vive, e la mamma prima di morire ha consegnato questa bambina a un'altra donna chiedendolo di portarla in salvo, e lei l'ha portata in salvo. Sapete, quando sono salita a bordo per prenderla non me la voleva dare, poi ho detto che era un dottore e lei me l'ha data. E poi dopo un paio d'ore è morta anche lei, però ce l'aveva fatta. E questa bambina si chiama Feur, tutto il mondo voleva adottare, infatti tutto il mondo parlava di questa bambina, c'erano i giornalisti ovviamente, hanno raccontato questa storia, tutti volevano adottarla, anch'io volevo adottarla. Sono stato il primo ad andare al comune di notte, sono andato per chiederne l'adozione, però poi il giudice mi ha detto che non era possibile perché ero troppo vecchio, troppo anziano. E quindi, però sono contento perché poi ho saputo che è stata adottata da una
coppia di giovani che poi ho conosciuto perché loro poi mi hanno cercato, mi hanno fatto rivedere. L'anno scorso, stamattina, oggi mi hanno telefonato ancora una volta. L'anno scorso sono venuti ancora a Lampedusa perché la bambina che ormai è cresciutella ha chiesto di venire a Lampedusa perché voleva andare a mettere dei fiori dove c'era la mamma nera. E quindi l'ho portata al Molo Papaloro, non è morta là ovviamente, però lei ha portato un mazzo di fiori, le ha buttate a mare. Mi ha fatto commuovere questa cosa. E lei sa tutto, la bambina. E di questa bambina ha parlato tutto il mondo intero. Tutti volevano adottarla. Ho ricevuto milioni di telefonate, credetemi, perché tutti volevano adottarla, tutti volevano avere quella bambina. E tutti hanno parlato di questa bambina. Di lui invece non ha parlato nessuno. Mustafa è arrivato l'indomani. Mustafa è stato preso da un elicottero spagnolo, da un naufragio. E lui è stato preso che era in coma ipotermico, aveva 27 gradi di temperatura corporea. Questo elicottero l'ha portato a Lampedusa, da me. Sono morti tutti, la mamma, la sorellina, il papà. E lui era in coma. Non sapevamo cosa fare. Era morto praticamente, l'ipotermia. Comunque abbiamo fatto di tutto, messo le flebo che non si riusciva a prendere, abbiamo dovuto mettere quella, insomma, abbiamo dovuto fare cose che... Anche oltre, abbiamo riscaldato, abbiamo fatto tutto. Il fatto sta che dopo un paio d'ore Mustafa ha aperto gli occhi. Mustafa, mi ricordo che la prima cosa che ha fatto così, ha messo le dita così, ha fatto. Voleva mangiare, poverino, non sapeva ancora quello che era successo, ovviamente, e quindi l'abbiamo idratato. Insomma, devo dire che in quell'occasione. Come in altre occasioni pensavo di non farcela. E quando io sono state diverse volte quando ho pensato di non farcela, solo in questo caso, mi sono sempre rivolto a chi sta sopra di me e devo dire che mi ha sempre risposto. Perché Mustafa è stato un miracolo. Non siamo stati noi. E Mustafa però non ne ha parlato nessuno, sapete, neanche una parola di Mustafa, eppure un bambino come Fevo. Di Mustafa è un ragazzino, adesso poi l'abbiamo portato a Palermo e si è rimesso, va a scuola, è furbo, intelligente, cerca la mamma, ovviamente il papà, perché lui ha capito poi tutto. Ancora nessuno l'ha adottato, ma è un bel bambino, sapete, intelligentissimo. Anche questo non parte, se non parte questo dobbiamo fare partire. Dobbiamo farlo partire. Sì, magari andiamo. Dovete scusarmi un attimino, tanto questo è l'ultimo video, poi magari parliamo di altro. No, questo è. Vai, vai all'ultimo video, l'ultimo. No, no, ancora qua, questo. Ecco. Un attimino di pazienza perché questo è importante, perché questo. Sì, bravo Pietro. Questo praticamente siamo a 50 metri di profondità qua. Ed è il recupero delle persone che ci stanno dentro. Immaginate questi ragazzi che vanno a recuperare questi corpi, a entrare dentro un peschereccio a 50 metri di profondità. Immaginate quello che devono provare. Sono tutti giovani, ragazzi giovani, sono volontari, ci sono della Guardia Costiera. Questi non sono manichini, queste sono persone. Che poi su cui ho dovuto fare le ispezioni cadaveriche, ovviamente. Due ragazzi di questi che sono andati a recuperare hanno preso l'embolia, 50 metri a lavorare per più del tempo necessario.
hanno rischiato di morire anche loro, li abbiamo dovuto mettere in camere per bariche. E quindi guardate qua. Sì, ma di questi ne sono morti più di 40.000, capito? Cioè, è un genocidio questo, è un genocidio, è un massacro, è un modo di inaccettabile, di immorale. Pensate, questo è quel bambino, quello che sembrava vivo, il primo sacco, quello col pantaloncino rosso, lo vedete? Era morto. E lo sogno spesso, sapete, tante volte, è sempre nella stessa maniera, nello stesso modo. E perché quel bambino deve fare quella fine? È colpa, questo è il nostro nemico da cui dobbiamo guardarci, da cui dobbiamo difendere i nostri confini. Beh, io, sapete, mi sono sempre chiesto, ho detto pure prima stamattina, mi sono sempre chiesto, ma tu fai tutto quello che è giusto fare? Me lo sono sempre chiesto, sapete quante volte? Perché ovviamente essendo là in trincea, sono quello che li vedo, so la verità, e non potevo tenermi tutte queste cose per me, e ne sentivo una responsabilità enorme, e devo raccontarle queste cose. Ed ecco che mi sono aggrappato a tutto quello che era possibile, al mondo della cultura, credo che sia quella la strada giusta. E quindi il film Fuoco a Mare, poi vedrete, Gianfranco Rosi non lo voleva fare quel film, vedete, me l'ho sequestrato. Ve lo può dire anche lui. L'ho chiuso in una stanza, è chiaro. Ho detto maestro, perché lo chiamavo maestro prima, adesso siamo diventati amici, ci sentiamo tutti i giorni. Lei lo deve fare questo film. La prego. Lei deve fare vedere quello che succede a queste persone nel Mediterraneo, nel mio mare, perché è il mio mare, il mare nostro, che mi ha dato tutto, alla mia famiglia, a me. Io sono diventato medico grazie al mare. E lei deve raccontare tutto questo. Quel film ha visto l'Orso d'Oro a Berlino, è stato candidato agli Oscar, e io sono stato là a fare il tappeto rosso. Il Red Carpet, io, il medico di Lampo, come una star. A me non me ne fregava niente dell'Orso d'Oro, neanche della statuetta. Per me era importante. E poi ho fatto un altro film, Nur, con Castellitto, come si diceva, che è stato censurato dal governo giallo-verde. Una vergogna. E poi ho scritto libri, io che non avevo mai scritto nulla a parte la tesi di laurea, specializzazione, qualche lavoro che avevo fatto, poi avevo scritto solo ricette in vita mia. Oppure ho sentito l'urgenza di raccontare attraverso libri. E poi mi sono messo a girare, perché mi sono sempre chiesto, ma tu fai quello che è giusto fare? E allora girare per 7 anni, adesso sono 7 anni, che tutti sabato e domenica, vado in giro, prima quando ero a Lampedusa, lavoravo in ospedale, e poi sabato e domenica approfittavo quando tutti gli altri si fanno il weekend, così lo chiamano, e andare in giro per tutta l'Europa, raccontare, dare una narrazione diversa rispetto a quella vergogna che hanno fatto quei politici, quegli uomini delle istituzioni che hanno seminato la cultura dell'odio, del rancore, questo hanno fatto, e hanno una grande responsabilità. Una grande responsabilità.
e per 7 anni non mi sono fatto un sabato e una domenica con la mia famiglia, come oggi. Oggi è venuta mia moglie qua da me, e io invece di andare a casa mia, a Lampedusa, dove c'è una famiglia, per raccontare nelle scuole, nell'università, dare gli strumenti della conoscenza, sentire l'altra campana, sentire l'altra campana, non quella campana stonata che hanno raccontato di tutto e di più, fango su queste persone, ce le hanno fatte percepire come gli invasori, come i nemici, come gli untori, da cacciare via. Questo hanno fatto. E poi mi sono chiesto ancora, ma tu fai ancora quello che è giusto fare? Perché me lo chiedo sempre, anche oggi, sapete, me lo chiedo. Motivo per cui ho pensato di entrare in politica, non di scendere in politica. Perché chi ci è sceso si è fatto male. Entrate in politica perché credo nella politica. La politica, quando solo ho pensato di fare questo, qualcuno mi diceva: ma Pietro, ma che fai? La politica è una schifezza. Ma la schifezza è quella che fanno certi sedicenti politici. La politica è qualcosa di nobile, è un'arte nobile. Se la fai con amore, con passione, con onestà, correttezza, la politica è servizio. E quando mi sono presentato, sapete, ho fatto tutto da solo. Non ho avuto appoggio di nessuno, della gente come voi. Sono stato forse uno dei più votati in Italia. E mi ha dato un altro carico, un'altra responsabilità ancora. 300.000 voti, sapete, dalla gente, non dai partiti. E le istituzioni europee come vedono Lampedusa e il fenomeno migrazione? Perché lei adesso è passato da quella banchina di Lampedusa a Strasburgo, al Parlamento europeo. Ma sì, ho fatto questa scelta. È davvero così cattiva l'Europa come la narrazione dice? Potrebbe fare di più? Beh, devo dire che dovrebbe fare qualcosa, non di più. Poi, visto dall'Europa, il problema riguarda Lampedusa, il fenomeno riguarda Lampedusa, ma la Grecia è lo stesso, la rotta balcanica, sì, è molto più esteso. Voi sapete che il fenomeno della migrazione ad oggi è stato gestito attraverso un regolamento, uno strumento che si chiama regolamento di Dublino, che è praticamente segue il principio del primo paese d'ingresso, cioè dire tutto il carico viene dato ai paesi di primo ingresso, che viva Dio sono la Grecia, sono l'Italia, e quindi Lampedusa, vabbè, ma poi ci sono le Canarie, quindi la Spagna, Malta, Cipro sono i primi che hanno praticamente il compito di identificare, quindi di tutte quelle procedure farraginose, e poi hanno, come dire, hanno la responsabilità di seguire. Tutto questo non è possibile perché non funziona. E non funziona perché fino ad oggi non ha funzionato. Tra l'altro, noi in una risoluzione sull'implementazione del regolamento di Dublino, in una risoluzione abbiamo detto che è stato un fallimento, ma fallimento perché la realtà è questa: dopo 30 anni ancora parliamo di emergenza sbarchi, di emergenza migrazione, di tutto questo qua, evidentemente non ha funzionato. Allora bisogna affrontarlo diversamente il fenomeno della migrazione, perché il fenomeno della migrazione, che non è un problema, l'hanno fatto diventare un problema, non è un fenomeno, che esisterà sempre. Noi siamo stati migranti, ce lo siamo dimenticati forse, tra l'altro noi eravamo migranti economici, attenzione, non eravamo neanche rifugiati, richiedenti asilo, eravamo proprio migranti, quelli che oggi l'Europa non vuole completamente sentirne parlare, anche perché voi sapete che il regolamento di Dublino e il nuovo patto sulla migrazione, di cui io sono relatore ombra per il gruppo socialdemocratico, praticamente non fa altro che ripercorrere la stessa strada di Dublino, e che non ha funzionato e non funzionerà assolutamente, perché si basa tutto sull'esternalizzazione delle frontiere, si basa tutto sui rimpatri, si basa tutto su fare accordi con paesi terzi, e quindi fondi che non arrivano da nessuna parte, perché non è questo il modo come affrontare il fenomeno. Penare l'Erdogan di turno. Certamente, noi abbiamo fatto accordi con la Turchia, abbiamo dato 6 miliardi, ancora adesso dobbiamo darne ancora altri. Abbiamo fatto accordi con la Libia, abbiamo dato miliardi alla Libia, abbiamo dato più di 100 milioni alla Bosnia Erzegovina. Io sono stato 6 giorni fa sono stato in Bosnia perché sono andato prima all'inizio dell'anno per vedere cosa era cambiato.
piccoli cambiamenti, ma comunque hanno fatto un nuovo centro, comunque una situazione disumana, vergognosa, non è questo il modo di affrontare, sempre responsabilità dell'Europa, perché noi vogliamo dare la responsabilità alla Bosnia-Erzegovina, che è un paese extraeuropeo, quando invece la responsabilità è la nostra, però la Croazia non le fa passare, li picchia, le derubra, voi sapete quello che è successo, tra l'altro ha avuto un incidente quasi diplomatico con la polizia croata all'inizio dell'anno, adesso sono tornato per verificare cosa è stato fatto, devo dire è stato fatto poco, quindi faremo una relazione, ma dopo di sono arrivato l'indomani, sono tornato dalla Bosnia-Erzegovina, sono andato in Grecia, l'altro ieri ero in Grecia, quindi sono stato a Samos, sono stato diciamo nelle isole greche a vedere quello che stava succedendo, credetemi, una situazione terrificante, peggio della Bosnia, loro rifiutano ogni accusa che gli viene fatta, perché si parla di respingimento, di pushback, cosa che fanno regolarmente, ma loro rinnegano tutto, negano tutto, dicono che non è vero, quando invece abbiamo documenti, abbiamo tutto, tant'è che abbiamo chiesto di iniziare delle procedure di infrazione nei confronti della Grecia, nei confronti della Polonia, che oggi praticamente sta facendo la stessa cosa ai confini con la Bielorussia, lo sapete, quindi fra 15 giorni andrò in Bielorussia e poi andrò ancora in Libia, perché ovviamente mi sono assunto questa responsabilità, mi avete dato questa responsabilità e io vi devo dire, cerco di lavorare, sono vicepresidente della commissione Libe, affari interni, libertà civile, quindi immigrazioni, cerco di fare tutto quello che è giusto fare, mi chiedo ancora oggi se faccio, ecco perché faccio tutte queste missioni, cercando di coinvolgere quanto più parlamentari possibile, scuoterli, fargli capire, non faccio altro che cercare altri parlamentari nel porto di qua e di là per fargli capire, e qualcuno, e questo è il compito anche di un politico, cercare di trovare, di negoziare, di trovare dei compromessi, perché ovviamente non si può, nessuno ha la bacchetta magica, anche perché sappiamo che abbiamo una gran parte dell'Europa che è ostile, ci sono stati 12 paesi, 13, perché parlano di 12, ma la Slovenia che ha la presidenza di turno, anche la Slovenia entra dentro questi paesi, quindi sono 13 paesi che hanno chiesto fondi all'Europa per costruire muri. Beh, la Johansson, che sarebbe una delle commissarie, no? Insieme con Skinner, si ha detto che, giustamente, ha detto che con i soldi europei non si fanno muri. Io l'ho attaccata alla Johansson, che gli ho detto in plenaria, gli ho detto i muri non si fanno né con i fondi europei, neanche con i fondi propri. I muri non si fanno, perché con i muri non si fanno nessuno fa. Purtroppo mi fanno segno che il tempo... Volevo chiederle un'ultima cosa velocissima. Qual è la ricetta, secondo lei? So che ci vorrebbero altre 2 ore. Qual è la prima cosa da fare? Guarda, la ricetta è molto... Di cosa non funziona l'abbiamo visto. Vabbè, cosa facendo. Io la ricetta è semplicissima. Intanto cominciare a capire che stiamo parlando di esseri umani, di persone. E il modo con cui l'abbiamo affrontato questo fenomeno cieco al contrasto non ha funzionato e non funzionerà mai, perché non sono sicuramente né muri né file spinate. Forse quelli che sono più difficili da battere sono i muri mentali, quello sì, ma quelli si può anche ragionare su quello. Siccome ci hanno fatto capire, e nell'immaginario collettivo ci hanno fatto capire che c'è un'invasione, cosa che non è vero, perché i numeri ci dicono che non è vero, stiamo parlando di 4 gatti, stiamo parlando di nulla. Noi sappiamo che abbiamo un calo demografico impressionante in Europa. L'Europa è un continente vecchio, non si nasce più. L'Europa fra 10-15 anni sarà una grande RSA e speriamo che non venga un'altra pandemia e si porta via tutti. E allora, ecco, dico fra virgolette, è brutto dirlo, approfittiamo di queste persone ci possono aiutare, non abbiamo bisogno, ci possono aiutare dal punto di vista culturale, dal punto di vista demografico, dal punto di vista sociale, da tutti i punti di vista, perché non sono dei nemici, assolutamente, sono delle persone che vanno aiutate, anche perché ne abbiamo una responsabilità, siamo stati noi, ripeto, andare a casa loro per primi, a togliergli tutto, e adesso se vengo dalla nostra parte abbiamo il dovere e la responsabilità di accoglierli, dare questa possibilità a queste persone, e questo lo possiamo fare semplicemente cambiando strategia, cioè dire facendo arrivare queste persone attraverso i corridoi umanitari, attraverso i canali regolari, e non mettere nelle mani dei trafficanti, perché più noi mettiamo muri e più mettiamo contrasto alla migrazione e più facciamo gli interessi dei trafficanti di esseri umani. Quindi
è brutale dire che questa è la legge del mercato, ma è così. Ma non si può giocare sulla pelle della gente. L'Europa deve finalmente mostrare il volto umano e non quello ostile. L'Europa si basa su questi principi, è nati, i padri fondatori si sono basati su questi principi che sono incontrovertibili, sono il rispetto dei diritti umani, il rispetto del diritto e della vita, lo Stato di diritto, il rispetto, questo. Questi sono i valori che si accomunano sicuramente qua oggi, noi, io sto sfondando una porta aperta, sto parlando con delle persone che stanno dalla mia parte, però ognuno di noi può fare la sua parte, sapete? Ognuno di noi. E se lo facciamo tutti insieme, forse sono certo che riusciremo a sconfiggere tutto questo. Ognuno deve fare la sua parte. Ma come posso fare io, dottore? Cosa posso fare? Beh, tu oggi hai sentito quello che hai visto. Magari puoi raccontarla a qualche altro, qualcuno che la pensa diversamente. Magari cerchi di configgerlo, gli fai capire. Ma io, sai, non sono bravo a raccontare le cose. E allora cosa posso fare? Ma sai cosa puoi fare? Puoi fare anche qualcosa semplice. A volte sono delle cose semplici, sono importanti, forse più di quello che faccio io, perché poi alla fine cosa faccio? Io faccio il mio dovere, io ho fatto un giuramento, sono un medico, ho fatto un giuramento, sono un medico, faccio quello che è giusto fare, non faccio atti eroici, ma quali atti eroici? Faccio il mio dovere. E allora sai cosa puoi fare tu quando incontri per strada una di queste persone? Anche un nostro povero, non è che forse adesso, un migrante, anche quelle che noi chiamiamo i clochard, quelle che vivono sotto i ponti, quelle che muoiono di freddo, quelle di cui noi appena li vediamo istintivamente ci allontaniamo, cerchiamo di bypassarli. Beh, loro se ne accorgono, sapete, ci restano male. E allora cosa possiamo fare? Ecco, magari non lo toccate, vi avvicinate, gli chiedete come ti chiami, come stai, da dove vieni. Capite cosa significa per quella persona? Quel giorno è festa, è Natale, Capodanno, qualcuno l'ha visto, qualcuno l'ha considerato un essere umano, qualcuno gli ha dato confidenza, altro che un euro e due euro di elemosina, l'hai fatto felice quel giorno. E questo cosa vi costa? Nulla, come non costa niente a me. E allora ognuno di noi può fare una piccola parte e tante piccole parti faranno qualcosa di grande. E vinceremo, sapete, perché la verità verrà fuori, perché l'umanità verrà fuori. Ringraziamo il dottore per la testimonianza che ci ha dato, per le immagini. Merita, splendido esso, grazie a tutti. Bene, è dura. E sedetevi ancora un attimo. Prima del film abbiamo, e ringrazio di cuore l'assessore Comoli che è stato con noi tutto il tempo, è arrivato quei due minuti dopo che abbiamo dato l'inizio all'incontro, lo invito però adesso a portare il saluto perché l'amministrazione comunale è vicino all'associazione Letteratura, ed è quindi è doveroso ringraziarli, e lo ringraziamo nella persona dell'assessore che rappresenta l'amministrazione, ed è giusto quindi dare anche a lui il microfono per un saluto. Buonasera a tutti, io ho una difficoltà in questo momento, ho una difficoltà grande nel parlare dopo aver visto con voi un'ora e mezza di filmati, di racconti del dottore. Voglio dire solamente un paio di cose.
Io l'anno scorso sono stato a Lampedusa, sono stato in Sicilia. Devo dire che in due punti di questa regione ho trovato difficoltà o un sentimento particolare, una sensazione particolare. Sono stato in due punti. Uno sotto il monumento di Giovanni Falcone, fuori sull'autostrada per Palermo, e il secondo davanti a quella porta. Io sono stato con la mia compagna, ci siamo seduti un'oretta a guardare il mare e veramente è una sensazione particolare, c'è un silenzio veramente forte e ci siamo commossi entrambi, sia davanti al monumento di Falcone sia davanti alla porta. Perciò io non so come definirla, se un angelo o un eroe dei nostri tempi, perché comunque abbiamo solo da imparare da lei. La saluto anche da parte del sindaco e da tutta l'amministrazione comunale. Grazie. La ringrazio per queste... Probabilmente si è seduto in quella pietra che è la mia sedia, che vado sempre. Beh, devo semplicemente ringraziare l'amministrazione, il sindaco, ringraziare anche le persone che hanno organizzato questo evento, e devo ringraziare tutti voi per essere così tante e così, come dire, calorosi. Vi ringrazio veramente di cuore. Insieme possiamo farcela, quindi dobbiamo stare uniti e cercare di fare tutto quello che è possibile. Grazie, grazie a tutti. Grazie Pietro. Brevemente, all'esterno ci sono i libri che potete acquistarli e invito quindi Pietro anche a fare copia firme. Vi saluto con ripetendo quello che ho detto stamattina. Abbiamo chiuso il Festival di Letteratura con tre belle parole che Lucia Giannoni ce le ha scandite ad alta voce: non abbiate paura. Oggi ne aggiungiamo due: non abbiate paura, restiamo umani.